L'Assemblea congressuale della FIT-CIS, delegazione di Trapani, ha confermato alla guida del presidio territoriale Rosanna Grimaudo. Ad eleggerla all'unanimità sono stati delegati alla presenza dei segretari generali FIT-CIS Sicilia Dionisio Giordano e CISL Palermo Trapani Leonardo Lapiana. 56 anni trapanese e impiegata presso un'impresa portuale, Grimaudo nella sua relazione ha fatto il punto della situazione sulle infrastrutture, trasporti e servizi ambientali del territorio trapanese, indicando alcune delle priorità di intervento. Sicuramente ripristinare subito la tratta ferroviaria Trapani-Palermo via Milo. Sappiamo, a notizia insomma di ieri, che prossima settimana saranno fatti gli avvisi di gara e finalmente insomma, speriamo che venga posta a compimento questa opera che veramente insomma, ha tenuto Trapani come dire, bloccata dal 2011. Sul porto stiamo vivendo un bel momento, a breve penso saranno riconsegnati i lavori della banchina Garibaldi, del molo Garibaldi e della restyling della stazione marittima, che finalmente sarà adeguata ai nuovi traffici e quindi ai passeggeri che Trapani merita. Oltretutto sappiamo che insomma, grazie al lavoro di Monti, devo dire che è stato veramente bravo in questo, a breve verranno anche dragati i fondali, perché Trapani non si è mai adeguato purtroppo alle nuove flotte, a fondali bassissimi, e quindi insomma, il dragaggio dei fondali è necessario per far sì che nuove realtà possano solcare il porto di Trapani. Per Dioniso Giordano, segretario generale FIT-CIS Sicilia, porto, aeroporto, la ferrovia, il trasporto pubblico locale, i servizi di raccolta rifiuti sono settori centrali per tutta la Sicilia e ancor di più per il territorio trapanese. Il nostro sguardo sarà allo sviluppo infrastrutturale a partire dal porto, a partire dall'aeroporto, messo assieme alle vicende ovviamente autostradali che devono connettere meglio il territorio trapanese con il resto della regione, e c'è il tema dell'igiene ambientale in una fase in cui su questo territorio si sta registrando il passaggio da un soggetto gestore ad un altro. Mi riferisco alla vicenda energetica Green Link che sta tenendo in trepidazione i lavoratori. Quindi l'occupazione sicuramente tema prioritario, assieme al rilancio economico e sociale di un territorio che è importante per lo sviluppo della nostra regione.